La nona edizione della Fiera dei Beni Comuni, un luogo fisico per poterci effettivamente confrontare e metterci in discussione con le istituzioni, con le associazioni, con i volontari e con tutti i cittadini. Abbiamo iniziato questo percorso condividendo sui territori e promuovendo la rete dei beni comuni, organizzando quindi con tutti gli enti del terzo settore quello che può essere un impegno a curare e a rigenerare un bene comune sul territorio. Abbiamo aderito anche con la convenzione di CSVNet alla prima scuola per i beni comuni, alla SIBEC, e questo è il nostro impegno, un impegno che portiamo quotidianamente sui territori per attenzionare sempre di più non solo i territori ma tutti i cittadini e per creare quel sviluppo e quell'attenzione particolare che noi come CSV ormai da tempo ci stiamo affrontando insieme. Ringrazio il CSV, tutto il mondo del volontariato, di porre sempre il focus sui beni comuni. I beni comuni hanno caratterizzato sin dall'inizio l'azione politico-amministrativa della nostra amministrazione, lo stanno facendo in maniera anche innovativa, e avere una relazione, un'intesa, un dialogo così forte col mondo dell'associazionismo e del movimentismo è fondamentale, perché si costruisce una società che metta al centro la persona. Sicuramente è un appuntamento molto molto importante a cui teniamo moltissimo. Ci tengo io personalmente e chiaramente tutta l'amministrazione, perché crediamo che il ruolo del volontariato e quindi anche della cittadinanza attiva, del coinvolgimento dei cittadini, l'autentico impegno anche delle persone che hanno interesse e senso di solidarietà verso gli altri sia fondamentale per produrre un cambiamento vero. Tutto questo insieme alle istituzioni, e se c'è una coscienza, una consapevolezza del mondo del volontariato, delle istituzioni, del terzo settore in generale, credo davvero che si possa mettere in moto quel cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno, un cambiamento che deve essere continuativo e rafforzato anche da parte delle istituzioni. Napoli è oggi una frontiera molto avanzata in materia di beni comuni. Anche la Commissione europea di recente, attraverso Urbact, ha premiato la città di Napoli e le buone pratiche della città di Napoli. Insomma, andiamo avanti, è un percorso collettivo dove enti, istituzioni, associazioni, movimenti, collettivi, tutti stanno facendo la propria parte, perché attraverso i beni comuni è possibile rappresentare un modello di governo diverso. Sono entusiasta perché questa giornata in piazza così aperta è un momento di incontro per tantissime ragazze e ragazze della nostra città, che non è vero che sono distratti e sono confusi, ma anzi dentro hanno dei grandissimi valori che in modo responsabile noi come istituzione e come comunità educante insieme al mondo del volontariato e del CSV proponiamo come offerta educativa. Incontrare il volontariato è un modo straordinario per diventare delle belle persone, e qualsiasi obiettivo nella propria vita personale, lavorativo, collettivo, per raggiungere il successo c'è bisogno di essere belle persone, c'è bisogno di includere l'altro nella sfera delle nostre preoccupazioni. Io sono grata alle centinaia di ragazze e di ragazze che hanno aderito alla Fiera dei Beni Comuni. Troppo spesso, quando parliamo di responsabilità sociale o di lotta allo spreco, si distingue tra quella che è l'economia tradizionale, quindi l'impresa profit, e quella che invece viene relegata al semplice associazionismo, e quindi quasi associato all'assistenzialismo. Oggi abbiamo fatto una riflessione importante per abbattere questo steccato. L'impresa è una che sia sociale, quindi non profit, o che sia profit. Il comune denominatore è una responsabilità verso la società. Sicuramente è importante lavorare anche sulla cultura dell'amministrazione condivisa e la sinergia portata avanti con l'amministrazione comunale di Napoli, ma non solo, anche dei comuni della provincia, con l'attivazione di sportelli territoriali, dimostra che è una strada da continuare e da soprattutto in un'ottica di sviluppo culturale, perché non si può non passare da ad un approccio partecipativo, e l'ascolto deve essere un ascolto allargato, dove allo stesso tavolo ci devono essere le organizzazioni del terzo settore, gli enti locali, ma anche l'impresa, per una sana condivisione di quelli che sono i principi che, dove tutti noi siamo chiamati ad applicare, cioè quelli di una responsabilità sociale condivisa.